Buongiorno, oggi è sabato 29 maggio e quindi cosa c'è? La tappa del giro che passa al Madesimo, l'Alpe Motta si arriva, quindi cosa fai? Non vai a vederla. Peccato che sono in coda tipo da 2 ore. Ho preparato la bici in modo tale da parcheggiare a prima di Campo Dolcino per poi salire a Fraciscio e fare il pezzo di ciclabile, che sicuramente non farà nessuno, spero, che collega Fraciscio all'Alpe Motta. Tac! Così non faccio neanche tutta la salita, tutta la strada, che sarà un bordello dell'ostia. Questa è la teoria e sembra funzionare, però se già non arrivo al posto perché ci sono 200 milioni di macchine in strada, la vedo dura. Vabbè, ci aggiorniamo dopo. Arrivati, ho parcheggiato la macchina, ho tirato fuori la bici e si parte. Arrivati a Campo Dolcino e tra poco c'è la mia svolta, che sicuramente rispetto a tutti questi che ci sono qua farò solo io, spero. Comincia a salire verso Fraciscio. Il gallo canta un po' in ritardo. L'ultima volta che sono andato a vedere il giro era 2 anni fa ed era sul Mangen, tipo 20 km, 24 km di salita, una roba del genere, bellissimo però, dilaniante. Ma bellissimo. Siamo arrivati a Fraciscio e la genzianella c'ha fuori tutto rosa. Ho trovato un souvenir per terra e ho iniziato la ciclabile che da Fraciscio porta a Motta. Sembra rampegare un bel po'. Quando c'è il cemento bisogna preoccuparsi, perché vuol dire che la pendenza è al massimo. Forse ci siamo. Dopo questa rampa al 24%, sento l'aria. Che aria! 854 metri di dislivello in 9 chilometri. Ed eccola che si vede in lontananza l'Alpe. L'abbiamo fatta, la bandierina. Adesso cerco Johnny e ci incontriamo e mi copro e mangio, che c'ho una fame, e aspettiamo il giro. Tira un'aria dalla malora. Grazie. Arrivati e protetti, cioè non nel senso protetti dal vento, con il vincitore di tappa di oggi, Johnny, 70 km, 2300 di dislivello, così. E gli ho chiesto se è sudato. No. Umido. Umido. Adesso mangio la pizza avanzata di ieri. Ma sai cosa? Sai perché è umido? Per lo zainetto che ti dà fastidio. Ah, è certo. Penso di sì. Che terronaccia. Gente che piange all'arrivo. Tra giorno scende.
nel suo momento di gloria. Fine gara ciclistica. Adesso si torna. Combina. È entrato in macchina, è andata molto bene, nel senso che siamo riusciti a vederli bene, non abbiamo neanche sofferto, dai, un po' freddo ma non così tanto. E adesso sono in macchina, Johnny finisce il naso, la sua discesa. E io rientro in macchina, mi sa che ci mette meno lui che io in macchina. E poi c'è una coda della malora. Va bene, adesso magari vi metto un po' di foto che ho fatto. I video saranno un po' così, quindi scusatemi. Mi sono più concentrato sulle foto. Ne metto qualcuna, così vi faccio vedere.
Grande Caruso che ha vinto, quanto pare. L'abbiamo visto salire, c'ho paura. Grandissimo. Niente, grazie per aver visto il video. Noi ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. E niente, hasta la vista. Ciao.